preso abbastanza di striscio. E adesso ti faccio vedere una cosa bellissima. Guardate un po' questa copertina, non so se te la ricordi. Guardati un po'. Ah, sì. Che bella! Con colui che praticamente è stata la sua fortuna, con Armando Fragna. Questo è stato veramente il momento d'oro della tua carriera, sì, perché è lui che ti ha... Sì. Dunque, senti, volevo scoprire una cosa. Ciotti, tu lo sai, Serazzi veramente, che era il direttore allora, no, della Rai, avesse proibito alla Iaione di fare delle canzoni sentimentali, eccetera, e se no tu devi fare quel genere e ti proibisco di fare altro, è vero questo? Erano canzoni anche un po' audaci per l'epoca. Tutti mi dicono questo, erano canzoni allegre, c'era qualche parolina, non lo so. Io cerco solo di intuire le ragioni per cui Razzi... Razzi, sì, 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 ma comunque mi fece cantare, mi disse appunto di cantare soltanto canzoni allegre, perché le canzoni, torno a dirti, le canzoni sentimentali che io adoravo e che adoro, le cantavo proprio in maniera tragica. Proprio, e allora dice no, basta, tu devi cantare solo canzoni allegre. Perché voleva tirare fuori perché, questo lato no, perché del tuo... mettevo, io ho sempre messo molta ironia in queste canzoni, erano... Poi tutte le canzoni erano dei quadretti, non so, i cadetti di Guascogna, la postina della Val Gardena, la mogliera, arrivano i nostri, era un omino... Se tu leggi, tutti dei quadretti erano, praticamente... Quadretti, qualche volta c'era, ecco, alle Terme di Caracalla, torna a dire, insomma, i romani giocavano a palla, tira tira a me, cose. O e quindi chi... qui siamo sul terreno che dicevi tu. Oppure i cadetti di Guascogna, perché a Bologna bene si sta, che poi la faceva in teatro anche Rush, i cadetti di Guascogna, lui diceva, noi siamo i cadetti di Guascogna, veniamo dalla Spagna e abbiamo la rogna. Cioè addirittura la girava. Senti Clara, ma una cosa, ma è vero che una volta ti aveste delle grosse grane con l'onorevole Bricolle? Sì. Perché sì. C'era un onorevole di Gioia del Colle, la gente... No, io, siccome si facevano trasmissioni in diretta, il mio caro Giorgio... Consolini. No, Giorgio, andavo sempre in diretta, quindi alle 10 di mattina siamo pronti. Combinazione, mentre stavo per andare in trasmissione, arrivò la notizia che era stato ferito Togliatti. Sì. Per cui questa canzone mia parlava a un certo momento che l'onorevole Bricolle a un certo lo presero a sberle, cose, cioè, quindi era da prendersi con le molle, c'erano delle frasi particolari, per cui mentre ero in trasmissione, stavo cantando la prima frase e parlavo di questo onorevole che era di Gioia del Colle, che poi era diventato ministro, e Fragna grandi cenni così, io... sono un po' intelligente, vero? Hai capito che dovevi chiudere. Capì e tornai, devo stare attento con le mani, devo muovere troppo le mani. E capì, e allora ripetei di nuovo la prima strofa, evitando la seconda che parlava appunto che da questo povero onorevole Bricolle era ormai da prendersi con le molle perché l'aveva preso. E quindi... L'hai saltata sì, praticamente. Sì, saltai, andò in finale così. Ma quella poi fu un'occasione, come ricorderai sicuramente, che Bartali vinse la famosa... tappa del tour proprio nel giorno dell'attentato. Sì. E questo costituì in qualche modo un freno. Come si chiamava lo studente? Pallante? Come si chiamava lo studente che aveva sparato? Pariante. Pariante. Aveva un nome, ricordo. Che poi... E quindi capitò questo fatto, insomma, salvammo con questo onorevole Bricolle perché c'era appunto la famosa frasetta che diceva ormai... E quindi ve la censurarono. Sì, mentre quei romani che giocavano a palla anche lì avesti qualche lì guaio proprio, perché... Lì proprio, a un certo momento, dicevano, arrivai in trasmissione e mi disse appunto Fragna, guarda Clara che oggi dobbiamo saltare perché ci hanno detto che quella un pochino parla, tira a me. Era lontanissima. Paolo, poi dopo io voglio che tu chieda... A Clara, perché ha smesso di cantare? Perché è una storia bellissima. Dopo gliela chiediamo. Non dimenticarti. Io credo di saperlo, ma comunque lo chiederemo. Allora, adesso intanto...